Poliitaliani.it incontra Michela Quattrociocche, protagonista del film Una canzone per te, interpreti il ruolo di Silvia. Che cosa ha in comune con Silvia e in che cosa differisce? Silvia secondo me è un personaggio positivo alla fine, anche se apparentemente non sembrerà guardando il film. Però in comune i valori, la sua fermezza, veramente innamorata e pronta a tutto per il suo fidanzato, quello sì. Non avrei mai fatto questa scelta drastica di lasciare il mio fidanzato perché il riscontro da parte sua, non me la sarei così fatto io nella vita. E lei invece ha rischiato di brutto, perché poi il film e capirete perché sto dicendo questa cosa. Ripeto, è un personaggio che può sembrare superficiale ma non lo è. Vuole soltanto una dimostrazione da parte di Davide e alla fine insomma lo lascia per questo motivo. Lei è molto brava a scuola, è una ragazza studiosa. Tu Michela alle superiori come andavi? Che rapporto avevi con lo studio? E che rapporto avevi e che hai con la musica? Beh, io alle superiori, come Silvia, ero rappresentante di istituto all'ultimo anno di scuola, però in realtà era più per saltare le lezioni che per altro. No, però non ero una secchiona assolutamente, ero una sulla media del 6 che si impegnava per le interrogazioni e più che altro durante il mio ultimo anno ho studiato gli ultimi 2 mesi, quindi non mi ritengo una studiosa, una secchiona. Il mio rapporto con la musica è direi buono. Io non sono una appassionata che conosce tantissimo di musica, però insomma ascolto iPod come i miei coetanei, insomma quando viaggio in macchina ascolto la radio, vari CD. I miei cantanti preferiti sono Laura Pausini, Eros Ramazzotti, mi piace molto anche Alessandra Amoruso, Baglioni. Dalla musica al cinema, hai dei modelli di riferimento? Beh, i miei modelli di riferimento, uno in particolare è Audrey Hepburn, mi piace molto per la sua bravura, la sua bellezza, la sua semplicità, ma allo stesso tempo comunque la sua eleganza e la sua sobrietà, secondo me è un modello vincente. E poi mi piace molto come italiana Giovanna Mezzogiorno, la trovo estremamente brava e ha un grande fascino secondo me. Stiamo sognando a occhi aperti, il regista dei tuoi sogni, che tu dovrai indicarmi, ti invita a dirigere il cast e a scegliere chi lavorare con te. Tu sei la protagonista di un film, dimmi il regista e il protagonista che vorresti. Beh, questo è proprio un sogno, penso che non mi capiterà mai magari nella vita. Beh, mi piacerebbe lavorare con Gabriele Muccino e mi piacerebbe recitare con Elio Germano. Per concludere, una battuta sull'amore. Sappiamo che sei fidanzata con Alberto, come sta andando? Che cosa sogni per il tuo futuro? No, la mia storia sta andando benissimo, ormai sono fidanzata da 2 anni, sono molto innamorata come il primo giorno e progetti per il futuro non ne faccio perché mi portano male, quindi meglio che non li faccio. Un saluto e un bacione a Affari Italiani.